Ricchezza, fama, potere. C'è stato un uomo che ha conquistato tutto questo, Gold Roger, il re dei pirati. Il mito del tesoro che avrebbe lasciato la sua scomparsa ha spinto molti a salpare. Il mio tesoro! Prendetelo pure se volete. Cercatelo. Chissà se qualcuno di voi lo troverà. Gli uomini si spinsero nel grande blu alla ricerca di avventure. Il mondo era entrato nella grande era dei pirati. Ciao ragazzi, benvenuti in questo Ciao nuovo video. ragazzi. Questo è il 29esimo episodio della serie del Quizbook di One Piece. Il punteggio, allora, 173 a 170 per me sono in vantaggio di 3 punti, mentre la taglia, quella ormai, 108.350.000 per me a 137.450.000 per lui. L'ultima domanda è la 450, siamo qua, sezione testi e leggende. Su queste domande qua in mezzo ai personaggi, abbiamo finito le domande di Queste sono Franky. brutte, queste domande. 451. Infiltrandosi a Water 7, il CP9 era alla ricerca di quali progetti? Non Easy, easy. ricordo. Vai, secondo Dei te? progetti di Pluton, se Esatto, i non sbaglio. progetti quelli che aveva Franky di Pluton. Poi Franky li aveva bruciati per non Sì, pagare. esatto. Quindi ragazzi, uno pari. 452. Qual è il nome dello spirito la cui leggenda venne tramandata tra i marinai che vive solo sulle navi di cui si ha davvero cura? Questo Io me lo ricordo, è quello scusa. della Going Merry Sì, di... che Sì, Usopp che tipo lo ebbe The vive. Usopp. Boh, io non ho Lo idea, secondo te? spirito lo chiama Franky Clawbotherman. Poi. Probabilmente ha indovinato lui, ma secondo me, boh, lo spirito delle navi, ma che ne so, ragazzi. Beh, ha indovinato lui, e quindi 2-1. 2 a 1 per lui. Non si sa come abbia fatto a indovinare, Sì, non ragazzi. si sa, Secondo fra, me lo me... ricordo, cioè. Vabbè, dai, sto scherzando, fra. Sì, via. Poi 453. sennò qua. Ma vabbè. Come si chiama il periodo storico su cui il governo mondiale ha proibito di fare chiarezza? Ah, questo lo so. Secondo te? 100 anni di vuoto. Anche se non mi ha 100 anni di voto. Abbiamo indovinato 3 a 1. Intanto, ragazzi, le cicale spero non diano troppo fastidio nel video. Non 3-2. 3. Sì, 3 a 2, bravo, c'ha ragione. 454. Come si chiama lo scontro tra Ace e Barbanera che ha fatto da innesco alla battaglia per la Non ci credo. supremazia? Come si chiama lo scontro? Io me lo ricordo perché ho rivisto le punte. No, basta, però, fra, dai. Secondo me, raga, tipo la battaglia delle origini, non lo No, so. era tipo. Dell'origine, dell'origine. Secondo me è la battaglia di Banaro, Banero, qualcosa di. Quel villaggio lì. Ok, era duello sull'isola di Banaro, punto suo. Quindi Oddio. 4 a 2. Rabbia! 455. Esistono due tipi di pugni griff: quelli che riportano informazioni e quelli che. Ok, penso di saperlo. Secondo te? Allora, siccome mi ricordo che più o meno ce ne sono quattro di quelli là importanti per, che si collocano, diciamo, per trovare l'ultima isola, gli altri invece servivano per trovare appunto questi qua importanti, cioè ti davano tipo le direzioni per trovare questi importanti. Secondo me invece, ragazzi, cioè, ha ragione, però, cioè, qua la domanda chiedeva a cosa servono, secondo me, quei quattro. Quindi quei quattro servono per trovare, cioè, l'ultima isola, quindi il tesoro di Roger. Ragazzi, è stato un casino trovare la risposta, Abbiamo perché qua, sbagliato. cioè, chiedeva i due tipi di pugni griffe, sono quelli che riportano informazioni e quelli che danno le direzioni per questi qua. E abbiamo sbagliato tutte e due, quindi... Insomma, abbiamo messo nella nostra risposta i pugni griff rossi, mentre in realtà non parlava di quelli, però vabbè. 456, quindi. Come si chiama la gigantesca nave costruita in un lontano passato dagli abitanti dell'isola degli uomini pesce? Me la ricordo. Come si chiama? La Noa. La Noa, esatto. Quindi 5-3 per lui, andiamo avanti. 457. Dove ha avuto luogo il tremendo duello tra Kaino e Okishi per Ah, conquistare questo il titolo di lo Grande so, la Ammiraglio? voglia se lo Isola so. degli uomini pesce. Cioè, Isola anche nel senza cielo o leggere. Pan Hazard? Io Pan dico Pan Hazard. Hazard. Sì, è la terza. Quindi 6-4 per lui. 458. Quanti so... Qua ragazzi, domande da 3 milioni, eh. Quanti sono i Rubus. sovrani che 800 anni fa si dice abbiano dato vita al governo mondiale? Penso di sapere anche questa. Secondo Io te? ero deciso fra 20 e 21, però dico 20. Io dico 12. L'ha indovinato lui, ragazzi. Mi andava bene, erano 20. Cioè, vabbè, se lo Non 21. ricordava, a me sembrava 12. Non so perché mi ricordavo sto numero. Comunque sia, 7-4 per lui. Qua c'è Roger. C'è Roger. Come si chiama lo scontro avvenuto 3 anni prima dell'inizio della grande era della pirateria tra Shiki il Leone Dorato e Roger? Boh, non mi Non ricordo. ho idea. Ragazzi, proviamo a chiedere a A Roger. Roger. Quindi, Roger, visto che te, insomma, hai vissuto in diretta questo scontro, visto che eri te uno dei due, come si chiama questo scontro? Ragazzi, sono tornato dalle Hawaii. Mi ha portato un regalino. Oh, cazzo. Una Divertitevi. castagna. Dobbiamo mettercela questa, Roger. Sì. Chi se la Ah, mette? te, vai. La metto io? Oh, vai. Questo, ragazzi, tema estivo, eh.
Ah, senti come sono fresco, mi sento già in vacanza. Quindi, Roger, alla fine come si chiama? Ti ringrazio del regalo, ma come si chiama? Prego, prego. Battaglia navale di Eggwog. Jag Wog. Io Quindi mi ricordo che vince Roger. Basta. vale come punto 8 a 5 per Fra. 460. Inseguendo quale leggenda il primo Van der Decken si avventurò sul fondale? Secondo quella leggenda. Non ricordo. Secondo te? La leggenda del pirata Roger, non lo so, ragazzi. Secondo me, credendo che sul fondale ci fosse tipo una mega nave con un sacco di soldi o qualcosa del genere. No, era la Vero, leggenda di una ragazzi. sirena a cui persino i re del mare ubbidivano. Vero. Vabbè, abbiamo sbagliato, peccato. 461. Come si chiama la persona che ha lasciato un ponyegriff nella foresta del mare? Me Questa lo la so, ricordo, grazie a anch'io me lo Juan. ricordo. Penso di ricordarmelo, non voglio dirlo. Ok, sono Diciamolo tre. al 3, Vai. ragazzi. 1, 2, 3, Joy Boy. Otoime. Secondo me è Otoime. Ha indovinato lui, era Joy Boy. Quindi 9 a 5 per lui, ma ha già superato, ragazzi. Ho ripreso 462. il mio posto. Quali sono le ultime parole pronunciate dal personaggio di Nolan in Nolan il Bugiardo, popolare libro del mare Fra settentrionale? la vignetta c'è scritto: C'è un pezzo, aspetta, c'è un pezzo tagliato in nero che bisogna indovinare noi e poi. Il re non voleva assolutamente dargli ascolto. Sì, non vuole assolutamente dargli Non ascolto. vuole. Ho letto male, cazzo, Vabbè, guarda. dobbiamo indovinare la parte prima. Secondo te? Io dico che lui ha detto: Hai visto? Il re non vuole assolutamente. Hai visto? Secondo me Nolan aveva sempre detto la verità. Aspetta, Nolan aveva sempre detto la verità, aveva trovato il tesoro, tipo. Boh. La risposta, ragazzi, era: ma Ma certo, l'oro deve certo. essere sprofondato in mare. Abbiamo sbagliato, vabbè. 463. Quante vittorie ha ottenuto Chiuross, il gladiatore più forte nella storia del Colosseo delle Corride, quello di Dressrosa? Secondo te? 2000. Era indiciso fra 1000 e 2000, dico 2000. Io dico 10.000, ero indeciso fra 1000 Porca e troia, 10.000, dico 10.000. Ho 10.000. No, era 3.000, vabbè. sbagliato di 1000, 464. Vai, leggi te. Oh, ragazzi. non l'avevamo mai Ok. fatta leggere a Fra. Qual è stata la più grande battaglia mai verificatasi da quando si è alzato il sipario sulla grande era della pirateria? La 1, battaglia dell'isola giudiziaria, 2, la guerra civile di Alabasta, la 3. battaglia per la supremazia di Marineford. Ok, allora un attimo. Che cosa dici? Il grande acciaio, io dico la 3. Anch'io la 3, la battaglia per la supremazia. Però voglio Grande sottolineare che acciaio! Ah, ragazzi, io qualcuno. non mi ricordavo la battaglia dell'isola giudiziaria dove fosse avvenuta. Arriva lui, Agnis Nobby, così, Cioè, grazie. Risposta ovvia, così. punti guadagnati grazie a me, eh. 10 a 6 per lui, ragazzi. No, sì, 10 a 6. Siamo arrivati alle Assun domande King! su Brooke, signori. Questo grandissimo personaggio. 465. Cosa faceva Brooke prima di diventare un pirata? Boh, sembra ovvia. Questa, raga, la sbagliamo tutte e Anche due perché secondo me nell'immagine c'è c'è il un violino, violone. Io ma dico secondo me, anche se musicista, non è dai. musicista. Era comandante di un esercito Esercito di di difesa di difesa. un certo regno. Ma che, di un certo regno, E poi. infatti il violino non c'entrava niente. 466. È più forte Brooke o Roger? No, no, Chopper. non rispondo a chi frega i punti da ciò che dico io. Di quale ciurma pirata faceva parte Brooke prima di entrare in quella di Cappello di Paglia? Io Easy. non mi ricordo come si chiamava. Secondo La te? battaglia di Sebastiano, Secondo, ragazzi. no, la ciurma. Secondo te? La ciurma di Sebastiano. Secondo me la ciurma di Said. No, era Arriva. dei pirati Rumbar. Ora mi ricordo vagamente questo nome. Sì, eh? 467. Qual è l'ultima canzone cantata da Brooke nel suo ultimo live come re del Soul? Non mi ricordo, raga. Secondo te? New World. Secondo me è l'ultimo Soul. Fra, ma qua dice Ruffi, andiamo insieme nel mondo. E che vuol dire? Qua dice, questo è l'ultimo solo, secondo me si chiama ultimo solo. Raga, la risposta era New World, di quello che hai appena detto, se hai il No, no, coraggio. ragazzi, non si dice, era fuori onda e rimane fuori onda. Vabbè, guarda, sto zitto perché sono troppo buono. 11, 11 a 6 per lui. 468, quanto ammonta la taglia di Brooke? 3 milioni e 300 mila berry. 33 Questa. milioni di berry o 330 milioni di berry? Facilissimo. Te 3 cosa dici? milioni. No, scherzo, io dico la 2. Anche la 2, 33 milioni. 12 a 7 per Fra. 3 Questa. milioni, ragazzi, questa è la sua. Quanti centimetri misura in altezza il cilindro di Brooke? Risponderò per la stessa cosa che ho detto per Frankie. Ah, Dell'altezza di Frankie. 15. 15. Aspetta, fammici pensare. Secondo me 23 centimetri. 470. Qual è il nuovo singolo eseguito da Brooke sull'isola Kenzan? Non Questa lo so. lo so. Secondo me ricanta a Nuovo Mondo. Io Cioè dico. New World, No, io invece insomma. dico la tua. Ora è solo sul King. No, era Born to be Wild. Vabbè. Quindi ragazzi, punteggio totale 180 a 182. Sì! Andiamo! Mi fai sempre cascare dalla sedia. Cioè ragazzi, non ho parole, vabbè. Scusate, scusate. In vantaggio di 2 punti.
Che poi, no, no, questa la questo lo voglio dire e... Una l'ha rivista qualche giorno fa, un'altra secondo me l'ha letta, non voglio sapere neanche dove, un'altra gliel'ho detta io e un'altra ancora lo sa perché ha visto Wano, non perché si ricorda la parte ragazzi, in cui lo dicevano. Posso dirvi una cosa? Discorsi da perdente che... No, 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 vi posso anche dire le domande, comunque la taglia ragazzi 113 milioni 500 mila per me a 149 milioni 600 mila per Fra. Detto questo ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Mi raccomando iscrivetevi. Passate da tutto ciò che trovate in descrizione. Detto questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ma stai zitto! Ma cosa ne sta...